Buongiorno a tutti, buon lunedì 22 aprile, ci siamo arrivati al giorno decisivo, quello del derby che vale uno scudetto, o meglio, le feste dello scudetto, anche se manca ancora l'aritmetica che potrebbe arrivare stasera solo in caso di vittoria. Fa un freddo incredibile, temperatura scesa a livello invernale, ci sono in questo momento 8 gradi, diluvia, e lo stesso è previsto per stasera, anche domani, e proprio per questo potrebbe essere rinviata di un giorno in caso di vittoria la parata per le vie del centro di Milano col bus scoperto, solo in caso di vittoria, preparativi che sono andate avanti in gran segreto, ma che dipendono dal risultato di stasera, se no bisognerà aspettare sabato ore 15 Inter Torino, eventualmente. Comunque, se siete a Milano, se andrete allo stadio, come consiglio del Barzanonno, copritevi perché farà freddo come a dicembre quasi. Meno male, così il felpone scaramantico può fare il suo dovere, non invece l'effetto sauna dell'ultima volta, per una partita che, come ha detto Simone Inzaghi, non è un'ossessione per l'Inter assolutamente, anche se mancano ancora quei punti per vedere il panorama. Ormai è iniziata la discesa dopo una salita di 3 anni, come sottolinea il Tecaldo più famoso di YouTube, che vi ha accompagnato giorno dopo giorno in questa cavalcata trionfale, in questo periodo che è stato con tante anche giornate difficili, aver perso il primo scudetto al photo finish col Milan, la finale di Istanbul, però anche tante soddisfazioni con 6 trofei e in arrivo il 7° dopo un campionato veramente incredibile, per cui si possono fare solo e soltanto i complimenti a questa squadra, a questa dirigenza, a questa proprietà, e poi vedremo il futuro cosa ci riserverà dopo la grandissima anticipazione di Sport Mediaset, lo scoop mondiale che abbiamo fatto anticipando la trattativa in chiusura col fondo californiano PIMCO per il rifinanziamento di Zhang. Come abbiamo detto, poi si vedrà in futuro, leggeremo le sue parole al Gran Premio di Cina, ospite di Stefano Domenicali con altre grandi, diciamo, icone come il giocatore cinese che ha fatto la storia, Yao Ming, della NBA e altri. Qualcuno nel metaverso, in quella piattaforma ormai diventata veramente la peggiore X, addirittura c'era che sosteneva che non fosse Zhang quello che ha parlato ai microfoni di Sky, ma fosse un sosia o che avesse fatto degli interventi di chirurgia plastica. Ma veramente la gente non sa più cosa fare, non ha più tempo da impiegare, tempo libero da impiegare meglio. Tutti poi adesso preoccupati, addirittura Tutto Sport titola derby di spine, la situazione del Milan con Pioli ai saluti e che sta cercando un sostituto per l'allenatore che è crollato in questo finale di stagione facendosi eliminare dalla Roma in Europa League, e i debiti di Zhang che, come al solito, sono
un'ossessione per tanti e capite come tutto sport sia il giornale di riferimento degli scantinati che non pensano ad altro, ma anche qui poi il tempo è galantuomo e aspettiamo quello che sarà riservato all'Inter per il suo futuro, che adesso non vede altro che questa grandissima sfida di stasera, con delle novità, con un Milan che cambia completamente volto e faccia, addirittura non ci sarà Giroud al centro dell'attacco, ma Leao, grandissima novità e sorpresa, come falso 9, per dare meno riferimenti ad Acerbi e ai difensori dell'Inter, svariare e provare a colpirli in velocità se sarà la sua serata, dopo anche la reprimenda della curva sud all'Olimpico, la richiesta di una reazione, quindi anche novità dal punto di vista tattico, perché proverà così a salvare l'onore. Non credo che una vittoria anche nel derby salvi la sua panchina, però anche qua possiamo dire che la situazione è fluida come sempre. 4-2-3-1, giocherà così con Leao, falso 9, con Maignan in porta, con Calabria, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez in difesa, poi Adli e Reinders qua davanti a cercare di contrastare il centrocampo dell'Inter, ci sarà Musa a destra, Loftus-Cheek sotto punta e Pulisic a sinistra e poi Leao, quindi una scelta anche a sorpresa. Giroud non è nel suo momento migliore, poi ha giocato giovedì, partita quindi ravvicinata, e cambiamento abbastanza radicale di impostazione di partita per provare a stoppare questa serie di 5 derby consecutivi. Un centinaio di tifosi neanche presenti a Milanello ieri, una marea incredibile di cui vi abbiamo messo anche un piccolo contributo da gustarsi gli occhi per vedere quanto amore per l'Inter, quanta comunanza, quanto entusiasmo, quanta soddisfazione che tutti i tifosi trascinati dalla curva nord hanno voluto testimoniare ieri ad Appiano, da brividi, da emozionarsi veramente. Non dura neanche un minuto, quindi cliccate e poi mi raccomando firmate la petizione per stoppare l'odio sui social, vi mettiamo il link in descrizione, poi nei commenti firmate, firmate, abbiamo superato i 1500 voti, ma siamo molti di più, dobbiamo arrivare almeno a 10.000, quindi siamo quasi 50.000, tra l'altro continuate a iscrivervi al canale che dobbiamo arrivare a questo traguardo il più in fretta possibile, e vi ricordo anche di iscrivervi al gruppo Telegram Marco Barzaghi Inter, scaricate l'app nello store del vostro telefono, è un servizio di messaggi gratuito che vi tiene anche quello informato quando escono nuovi video, quando ci sono novità che meritano approfondimenti, che trovate poi su Sport Mediaset. Mi raccomando, quindi felpone scaramantico, occhiale, anche se oggi diluvia, ma non può mai mancare, soprattutto prima di un derby così importante per la storia, per la leggenda, come hanno chiesto gli amici della curva ieri, per entrare nella leggenda, vincere un derby in casa del Milan, fare il grande sgarbo e poi la figurina che ci giochiamo per rispondere anche alle critiche
di Costa Curta insieme a tutte le altre, e ci mettiamo anche un bello spillo Altobelli del nostro amico che era arrivato l'ultima partita proprio a darci queste bellissime figurine d'epoca che ci faranno sempre compagnia insieme a tutte le altre che ci portate, quelle del nipotino. Un Inter che giocherà con la formazione tipo, come leggiamo su Sport Mediaset, con Sommer in porta, con il ritorno di Pavard dopo la squalifica. Tra l'altro bellissimi i video, se li avete intercettati, di tutti i giocatori che non riuscivano neanche ad avvicinarsi ad Appiano Gentile per la marea umana che si è creata di fronte all'ingresso della Pinettina e Pavard. Turam Dumfries, li abbiamo visti entrare a piedi in mezzo all'amore dei tifosi. Darmian si è pure fatto portare in motorino, dare uno strappo per raggiungere l'ingresso, se no non ce l'avrebbe mai fatta. Un qualcosa che a memoria, forse ai tempi del triplete, ma neanche, un amore incredibile come si può vedere a ogni partita dell'Inter, con sold out su sold out che continua in questa maniera così importante. Inter, appunto, stavamo dicendo, Sommer in porta, Pavard che riprende il suo posto come braccetto di destra, Acerbi e Bastoni a giocare sulla fascia di destra. Mettiamo Darmian, che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Dumfries, con Di Marco a sinistra, quindi una spina dorsale quanto mai italiana, con diversi giocatori, e anche quella una bella soddisfazione. Italiani titolari in quest'Inter che cerca di blindare e cucire stasera la seconda stella. Discorsi sugli italiani che si facevano solo quando non ce li aveva l'Inter, adesso che l'Inter ne ha più di tutti quasi non si menzionano neanche, ma sappiamo come va questo tipo di narrazione. Però mi sto distraendo, ripetiamo la formazione: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco, Thuram è un Lautaro che torna dopo la squalifica, che vuol segnare ancora un gol dopo averne fatti 8 in 15 stracittadine, e quindi quanto mai stracarico per anche questo abbraccio della marea umana nerazzurra che si è costruita ai cancelli di Appiano ieri. 4.000 dicono le stime, veramente qualcosa di incredibile, per cercare questa vittoria, questo scudetto così importante. Belle le parole di Inzaghi a sottolineare come non sia una ossessione, i ringraziamenti alla proprietà, Steven Zang, anche lui non sarà che questo tanto criticato presidente magari qualcosa di buono oltre ai risultati l'abbia fatto, voglio dire, perché sentendo Marotta, sentendo Inzaghi, sentendo Moratti che ne ha parlato ancora tessendone le lodi per tutto quello che sta raggiungendo, mi sembra che meriti un ringraziamento. Ci stavamo, a proposito, dimenticando la foto della grande Inter con Zang che in caso di settimo titolo raggiungerebbe addirittura Angelo Moratti, che comunque ha le cui vittorie in tempi, altri tempi, hanno un peso specifico superiore, non esisteva ancora la Supercoppa, per dire. Leggiamo un po' di adesso da Sport Mediaset le parole di Steven Zang, anche dalla Gazzetta la situazione che riguarda
il presidente, ma soprattutto il messaggio che ha voluto mandare alla squadra. Che nonostante il problema, appunto, i suoi impedimenti che ci interessano relativamente, l'importante è andare a vincere questo titolo. La carezza di Zhang, ora godiamocela, e con lo scudetto una festa da Inter. E va bene la Formula 1, ma poi c'è il derby, c'è lo scudetto, c'è la seconda stella, allora ecco perché Steven Zhang, dopo il Gran Premio della Cina, ha preso il telefono e ha voluto far parte di una vigilia unica fuori dal centro sportivo di Appiano. I tifosi avevano appena invaso d'amore la squadra dentro, prima dell'allenamento. Il presidente ha voluto parlare in videoconferenza a Lautaro e compagni, oltre che all'allenatore e ai dirigenti. Non c'è bisogno di motivarvi prima di un derby, vi voglio solo ringraziare per quello che avete fatto finora, giocate per godervi la partita, perché se non dovesse succedere subito, succederà presto, quindi anche molto apprezzabili queste parole. I giocatori hanno ascoltato e apprezzato lo scudetto e l'obiettivo per cui tutto il mondo nerazzurro ha lavorato fin dalla scorsa estate. La squadra aveva già letto le parole alla Gazzetta di Zhang: avete fatto una stagione straordinaria, la vittoria che arriverà sarà bellissima per tutti e in particolare per quelli che non l'hanno mai assaporata. Spero che sia solo la prima di una lunga serie di vittorie importanti. In bocca al lupo a tutti, se dovesse succedere nel derby mantenete alti i valori dell'Inter, che sono la sportività e la lealtà nei confronti dell'avversario. Dunque anche un richiamo a comportamenti per gli eventuali festeggiamenti. Zhang tiene molto all'immagine, non vedrebbe di buon occhio esagerazioni sotto ogni punto di vista. In linea generale, l'intervento diretto di Steven dà la dimensione del tipo di giornata che si appresta a vivere l'Inter. Il presidente era intervenuto in questo modo prima della finale di Supercoppa con il Napoli. Ieri ha voluto ripetersi perché anche lui sente molto l'avvicinarsi della partita. Oggi può agganciare Angelo Moratti e diventare il secondo presidente più vincente della storia del club con 7 trofei. La giornata di Zhang è stata lunga perché a margine del Gran Premio di Shanghai aveva rilasciato alcune dichiarazioni non banali. Sono fiero del mio club e del lavoro fatto dalla squadra, da tutto lo staff. La cosa importante è l'obiettivo che ci siamo posti. La mentalità vincente non è mai stata così alta e sono certo di poter affermare che a livello italiano siamo molto forti. Ancora sulle voci di un cambio di proprietà, da quando ci sono sempre esistite e non si sono rivelate vere. Ora è in arrivo il 7° trofeo della mia gestione, la seconda stella è un bel lascito per la società e i tifosi. Fin quando sarò presidente assicuro che cercheremo di aggiungere vittorie. Eccolo qui il messaggio di continuità e competitività spedito all'esterno del mondo nerazzurro. Zhang ha poi voluto coccolare ancora una volta Inzaghi, e questa è un'altra sottolineatura importante. Tra presidente e tecnico c'è un rapporto stretto, lo scambio è continuo. Inzaghi ha detto è un dono come allenatore. Lavorare con lui come presidente mi dà fiducia, lui porta calma e stabilità all'ambiente. Continueremo insieme. Vale una conferma dell'allenatore, di fatto l'annuncio anticipato di un rinnovo di contratto fino al 2027 che sarà firmato a fine campionato. L'Inter è già oltre la seconda stella e l'operazione di rifinanziamento in chiusura col fondo Pinco è un passaggio che dà serenità anche ai dirigenti, che pure hanno già impostato la squadra che verrà. Ci sarà tempo per pensarci, ora il derby porta via tutte le energie. Zhang lo vedrà in TV dalla Cina, in caso di vittoria sarà ben tenere i telefoni accesi. Steven sta scrivendo la storia, ha voglia di esultare per cancellare in una notte sola lo scudetto perso 2 anni fa, la notte di Istanbul. Dolce è la risalita, ma come ha spiegato anche Inzaghi, proprio dalle lacrime di quell'Inter-Sampdoria, ultima giornata con lo scudetto perso, col Milan vincente a Sassuolo, e da Istanbul le lacrime di delusione a fine partita, come dice sempre Zanetti, da lì che nascono le grandi vittorie.
e ne abbiamo una conferma con la cavalcata che sono riusciti a fare in questa stagione veramente impressionante. Per tutto sport è un derby di spine. Si cerca sempre un po' di sminuire questa vittoria in arrivo. Moratti rivela, Zhang è costretto a stare in Cina. Non può venire in Italia, ma non ha colpa. Pinco può prendere le quote in base al valore del club concordato. Se Suning non vende prima, ci sarebbe quindi questa opzione call di cui parlavamo ieri. Le grandi verità spesso vengono rivelate in modo involontario, a far cadere la foglia di fico sui fantomatici impegni che tratterrebbero Steven Zhang in Cina. Addirittura dall'estate ha provveduto senza volere Massimo Moratti, dice Tutto Sport. Anzi, il petroliere lo ha fatto con l'intento di elogiare l'attuale presidente dopo la notizia dell'imminente accordo con Pinco, fondamentale per far sì che Suning riesca a tenersi l'Inter. Come accolgo questa notizia? Bene, perché non sai mai il nuovo come sia. E Zhang mi sembra che abbia portato a casa un mucchio di ottimi risultati. Le presidenze si misurano dalle vittorie. Lui mi sembra sia stato corretto nel lasciare lavorare i suoi. Poi che sia costretto a stare in Cina e non possa venire in Italia, non è colpa sua, insomma, ecco. Quindi potrebbe essere, secondo Tutto Sport, un motivo la situazione con China Construction Bank. Moratti ha ribadito che non è colpa sua e in ogni caso ha detto e elogiato quanto fatto. Mi dà fiducia, calma e serenità le parole di Zhang su Inzaghi che abbiamo già letto. Lo stesso vale per l'Inter e Suning, anche se l'accordo che si sta prefigurando con Pinco, anche qui la sottolineatura del grande scoop che abbiamo fatto, queste sono le cose che restano, che vanno in prima pagina sui giornali. Colosso mondiale nella gestione globale degli investimenti porterà inevitabilmente a una cessione del club. Quanto sta cercando di fare Zhang è prendere più tempo in attesa di quantificare il volano dato da un possibile accordo sullo stadio di proprietà e dalla partenza della nuova Champions e dal mondiale per club. Pinco, oltre a garantire 400 milioni per rimborsare Oaktree, a cui Suning ne deve 375, interessi compresi, anche se in cassa ce ne sarebbero ancora un'ottantina, a noi risultano un po' di più, allungherà fino al 2027 la scadenza del prestito. Questo però in cambio di una cosiddetta opzione call che permetterebbe a Pinco di acquistare quote dell'Inter in base al valore del club concordato, che dovrebbe essere di 1,2 miliardi. Unico modo per uscirne sarebbe quello di vendere prima l'Inter a un altro soggetto. Quindi questo quanto ipotizza Tutto Sport, mentre il Corriere dello Sport è ancora freddo e dubbioso su questa ipotesi. Il nostro amico Alessandro Giudice, che considera ancora lontana una possibilità di rifinanziamento, Oaktree cerca una via di fuga, una clausola ostacola alla vendita. Il fondo però non ha intenzione di mettersi a gestire la società. A meno di 30 giorni dalla scadenza del finanziamento erogato da Oaktree a Zhang, formulare previsioni sulla conclusione dell'intricata vicenda societaria dell'Inter resta complicato. Certo, non aiuta la ridda di voci spesso contrastanti uscite nelle ultime settimane, sempre presentate come ipotesi di lavoro da siti e giornali. Il 5 aprile veniva dato per imminente un nuovo accordo Zhang-Oaktree per riscadenziare il prestito esistente, ipotesi di cui non si è più parlato, anche perché non si è trovato un accordo, non è che ci sono così difficoltà a spiegarlo. Il 13 scende in campo una misteriosa cordata saudita vicina alla famiglia reale, con una trattativa definita avviata, ma già solo l'indomani avanza lo scenario di un nuovo finanziamento da Londra che consentirebbe a Zhang di rimborsare Oaktree e proseguire, perciò anche l'ipotesi di una trattativa in fase di conclusione con Pinco per un finanziamento da 400 milioni finalizzato a surrogare Oaktree obbliga qualche cautela, che ci sta. Abbiamo detto che è in fase di due diligence
il fondo hedge fund americano, e poi vedremo quando sarà, ci sarà l'accordo, ci sarà l'ufficialità. Di sorprese ce ne sono state in questa vicenda. Di sicuro possiamo dirvi che non c'è mai stato nessuno già dentro, non c'è mai stato un promissario acquirente, come potete ben capire da tutto quello che è successo e sta succedendo. Tantomeno la Glass Trust non ne parla nessuno, perché è solo una società di servizi e non ha nessun pegno, come vi raccontano negli scantinati. Andiamo oltre ai vostri messaggi e ricordiamo sempre di firmare la petizione. Lo sapevo, il presidente Zhang, scrive Martina, è troppo interista per lasciarci. Onorata di averti ancora al comando della nostra FC internazionale, ben 37 like. Il nostro presidente Viking, il grande presidente Zhang, grande Marco Barzaghi, sempre sul pezzo, Giorgio Colombo, grazie per i tuoi scoop, dovere per tutti voi che seguite Sport Mediaset. Zhang sta ragionando per il bene dell'Inter, come speravo, e sentirlo parlare in quel modo fa piacere e dà tante speranze. Buona domenica, che ormai è passata, a Giuseppe Baldelli. Congratulazioni a te, Marco Barzaghi, per lo scoop, sei un guru del giornalismo italiano, grazie, sempre Martina. Ho avuto l'occasione di incontrare il grande Zanetti, è sempre un onore vedere e sentire parlare il nostro capitano, fortunato Massimiliano Romani, che ringrazia anche l'Inter Club Rieti, appunto dedicata da via Zanetti. Buona domenica a tutti, adesso cosa diranno del nostro presidente Zhang? Lui tiene molto alla sua Inter, altrimenti non avrebbe rifinanziato, sono molto contento. A chi non lo è, si faccia una ragione, una volta per sempre, forza Inter e Zhang. Manca adesso meno di un mese alla fine di tutta la storia, basta solo aspettare, sapremo. Firmate la petizione. Gianni Balestra, alla faccia di quei corvi, avvoltoi e uccellacci che davano Zhang per cotto, sarà anche cinese, mai diventato un interista assoluto. Zhang, storia maniac, grande tifoso dell'Inter, è quello che fa la differenza. Frank, grazie per questa splendida notizia, il fatto che Zhang stia trattando il prestito con Pinco, una delle società di gestione del risparmio più grandi al mondo, che fa parte di Allianz, il più grande gruppo assicurativo europeo, fa capire quanto Zhang sappia trattare ad altissimi livelli, quanto la nostra società sia visibile a livello mondiale, quanto la nostra dirigenza e i nostri ragazzi stanno lavorando bene. Grande, grandissimo Zhang. LGS, Zhang, due scudetti, due Coppa Italia, tre Supercoppe, due finali europee, due secondi posti, anche se uno molto doloroso, ma segno di una squadra sempre competitiva. Uno punta a vincere, ma non è che può farlo sempre, è importante mantenere alto il livello. Alla fine gli scantinati ci avevano quasi preso, da Pif a Pinco è un attimo, dice Antonio Di Salvo. Hanno massacrato Barella, nessuno dice niente sui tuffi di Chiesa. Maurizio Bosco, un po' polemico. Grande il nostro presidente, user T. Saluti a tutto il popolo interista, firmiamo la petizione. Piero Naselli, bellissima notizia, concludere il rifinanziamento di Steven, anche lui presidente tifosissimo. Salutiamo Francesco da Castelvetrano, non abbiamo nulla da perdere per il derby, andiamo avanti, grazie Zhang per quello che ha fatto e quello che farà per la nostra Inter, firmiamo la petizione, link in descrizione. Steven Zhang, il più giovane presidente di Serie A, il più giovane che ha vinto uno scudetto, dopo le prime incertezze, costosi sbagli, ha capito che doveva prendere un grande direttore sportivo, amministratore delegato, direttore sportivo è sempre stato Pio D'Ausilio, Giuseppe Marotta, la cosa incredibile è che non solo sono 3 anni che non caccia soldi, ma continua la crescita tecnica della squadra e il risanamento dei conti. Steven Zhang fa finanza, Marotta fa calcio, binomio perfetto. E poi non dimentichiamo Inzaghi e la squadra. Pif, puff, paf, e il cammello se ne va, Mourinho.
Complimenti per essere stato il primo al mondo a scoprire Pinco, una soddisfazione che meriti, grazie Agostinello. Andiamo a prenderci la seconda stella, Paolone, Ansia 1000, Maurizio Bosco, grande giornalista e ottima persona, sono Bruno, confido in una grande prestazione stasera. Roberto, ho visto Zanga a Shanghai, è stato intervistato, è vivo e vegeto, non in galera, stiamo tranquilli, non ascoltiamo tutte le fake che circolano. Come sempre Angelo, grazie per tutto quello che fai, preciso, pulito, coerente con tutto quello che dici e ci conferma sempre, grazie ancora. Gran giorno per l'Inter, Andrea Cadei, continuità nel progetto, stabilità e una dirigenza al top, tutto questo porta in dote il rifinanziamento. Tanti complimenti Marco, Massimo Cattaneo per l'ennesimo mega scoop e tanti saluti a coloro che non ti credevano, manco fossi un pinco pallino qualunque, scherza. Massimo Cattaneo, grazie. Salutiamo Antonio Papantuono, Antonio Marzucco, ma come non dovevamo fallire? Giuseppe Gurnari. Ma non lo sai che non si può rifinanziare, l'Inter non è bancabile, comunque sia i granelli nella clessidra stanno finendo, dal Beersheba al sesto posto nel ranking europeo alla partecipazione al mondiale, alla seconda stella, sembrava impossibile, vamos tutti insieme e poi firmate la nostra petizione, ringraziamo anche il nostro maestro Franco Bocchicchio, Anthony, Larita e tutti i nostri Joseph Mega, amici sempre presente, tutti voi, mi raccomando, Claudio Tacchetti, insomma, siete tantissimi e grazie. Apriamo un attimo, vediamo la rassegna stampa su Sport Mediaset delle prime pagine dei giornali. La notte delle stelline, abbiamo tutto sport con Leao e Lautaro in copertina, le formazioni sono quelle che vi abbiamo già detto con Pioli, probabilmente all'ultimo derby, Gazzetta dello Sport, che titola Scudetto o scherzetto derby mai visto. I nerazzurri con una vittoria si prendono la seconda stella, Pioli all'ultima sfida vuole rimandare la festa di Inzaghi tra l'onore e la storia, tra l'altro oggi si gioca anche alle 18.30 Roma-Bologna, fondamentale per la corsa Champions. Milan investe di guastafeste, Inter voglia stellare, che derby, Pioli deve evitare il peggior incubo che Inzaghi trionfi in casa del diavolo. Le parole poi di Inzaghi, ora gustiamoci il panorama, abbiamo dominato il torneo e questo ciclo deve proseguire, continuità importantissima. Poi l'intervista a Jürgen Klinsmann, il titolo del sorriso, sarebbe un sogno vincerlo nel derby. Ci vediamo più tardi, mi raccomando!